Ciao a tutti e a tutte! Nello spazio emergente di oggi vi parlo di Gli eredi della terra di Giulio Ottoni, edito Albatros, con un prezzo di copertina di 15,90 euro. Il mondo magico creato da Giulio Ottoni in questo libro comprende 5 popoli magici: le fate che hanno il potere dell'aria, i maghi che hanno il potere dell'energia, streghe e stregoni che hanno il potere della terra, tritoni e sirene che hanno il potere dell'acqua, infine i centauri che hanno il potere del fuoco. Axel e Lodovico sono due maghi, due cugini rimasti entrambi orfani, che fanno parte della dinastia dei Dynax e che hanno il compito di creare Benux. Benux sarebbe un altro pianeta, sostanzialmente un altro posto dove tutte le creature magiche potranno vivere in pace, dove potranno esercitare liberamente i loro poteri magici, lontani dall'Inquisizione, i cui membri infatti stanno cercando di sterminare tutte queste creature magiche. Axel e Lodovico sono due maghi e saranno proprio loro i due protagonisti principali, assieme a Titania, che invece è una fata. Ci sono poi anche dei personaggi secondari, come per esempio Aaron, che è fratello di Titania e che avrà comunque un ruolo fondamentale in questa storia. Tramite l'utilizzo della prima persona, l'autrice ha fatto sì che il libro sia composto da diversi punti di vista e che quindi ogni personaggio abbia dei capitoli a lui dedicati, dove è lui appunto a prendere la parola. Nelle primissime pagine ho fatto un po' di fatica a ingranare, però poi mi sono immersa con molta facilità nella storia, nei personaggi, quindi è un libro che secondo me si legge molto velocemente, o perlomeno io l'ho letto molto velocemente perché ero curiosa di sapere come si sarebbe evoluta la storia e come sarebbe poi andata a finire. Piccola parentesi, questo libro è il prequel in realtà di un altro libro intitolato La figlia della leggenda, che però non ho letto. La creazione del mondo magico non è male, sicuramente ci potevano essere degli approfondimenti, però di per sé la storia, insomma, è molto carina. Mi sono affezionata ad alcuni personaggi, altri li ho proprio odiati. C'è solo un piccolo appunto su questo, secondo me a volte c'è un po' di incoerenza. Ho riscontrato incoerenza soprattutto in un personaggio, però è un dettaglio su cui insomma si può soprassedere perché poi la storia in sé è valida sicuramente. Non è un libro che viene sviluppato frettolosamente, sapete che molto spesso con libri fantasy emergenti io riscontro questa cosa. Qui no, l'autrice si è presa il suo tempo, però come vi dicevo prima, sicuramente ci potevano essere degli approfondimenti, delle descrizioni in più, soprattutto sulle creature magiche, sul loro mondo, su come vivono, perché io perlomeno ero curiosa di saperne di più. In generale, comunque, è un fantasy non male per un'autrice emergente, anche a livello di refusi, devo dire bene, perché ce ne sono veramente pochissimi. Per quanto mi riguarda, credo che l'autrice sappia scrivere bene e abbia una buona immaginazione, quindi secondo me se continua a scrivere, se continua a provare, sicuramente può creare dei mondi ancora più magici, quindi il mio invito è Giulia Ottoni, continua a scrivere. Bene ragazzi, questa era la mia breve recensione degli Eredi della Terra di Giulia Ottoni. Vi lascio il libro linkato qui sotto ad Amazon con cui sono affiliata se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto. E fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha incuriosito, se lo conoscete, se conoscete l'autrice, insomma parliamone qui sotto nei commenti. Poi vi ricordo che qua sotto trovate come sempre tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E a questo punto direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!